Qual è l'esperienza dell'e-commerce in Italia? Allora, diciamo, facciamo una piccola premessa, anche a beneficio dei colleghi. Quindi l'azienda quindi produce, disegna, produce e commercializza abbigliamento per giovane donna con alto contenuto di moda, con un modello di business autenticamente fast fashion. Abbiamo 12 collezioni che si avvicendano nel punto vendita durante l'anno. Quindi proprio per la caratteristica della cliente, che è una cliente che insomma probabilmente dal punto di vista sociodemografico viene denominata post millennial o generazione Z, sono quindi sicuramente è una cliente nativa digitale che usa intensivamente l'online, che fa uso dei social media per sviluppare le proprie rete di relazioni, per sviluppare anche i propri schemi di preferenza, i propri schemi di acquisto. Quindi è sicuramente strategico per l'azienda affrontare e sviluppare questo tema. Una delle particolarità che oggi voglio condividere è che la cliente Tallywhile, proprio per il fatto che è giovane, molto sensibile alla parte online, fa molto, quindi sono una voce un po' fuori dal coro, fa molto uso di quello che si chiama web rooming, cioè lo showrooming al contrario. Non potrebbe essere imputabile al fatto che è il sito che non funziona bene, perché uno potrebbe pensare, sta alludendo al fatto che utilizzano molto il web ma poi prediligono l'acquisto nei negozi. Questo ci stai dicendo? Sì, beh, diciamo che essendo azienda multinazionale con delle filiali abbiamo visto, diciamo, una dinamica di tassi di conversione comunque interessanti. Diciamo, i fatturati sono comunque in linea col piano industriale, anzi soddisfacenti. Quello che c'è stato veramente di un pochino anormale in senso positivo è le visite. Diciamo, se io guardo le stesse funzionalità fra Germania, che è il secondo mercato, e l'Italia il primo mercato, ma sono sostanzialmente analoghi come dimensioni, in Italia c'è proprio c'è stato un boom incredibile di visite, di interesse per un sito che sostanzialmente ha lo stesso look and feel, ha le stesse funzionalità della Germania. E quindi alla cliente italiana veramente la conclusione è appunto che ama informarsi, ama il brand, ama vedere le collezioni come si avvicinano, però poi l'esperienza di consumo, poi vissuta anche come momento sociale, magari della ragazza giovane che va insieme alle amiche nel punto vendita a provarsi, vuole essere sicura che il capo le stia bene. Ci sono funzionalità di click and collect e di reso in store, e quindi qua c'è stato sicuramente un tema anche di organizzativo, perché appunto come condividevamo con il collega, la visita addizionale è un patrimonio, quindi comunque questo comporta anche un cambio organizzativo nel personale di vendita, che insomma se il personale di vendita si limita a passare il pacchetto, spreca un'opportunità di fare upsell. C'è la possibilità anche appunto di... Quindi anche il reso è l'opportunità di traffico, ecco, sostanzialmente. Esatto. Poi un'altra cosa molto interessante che sta funzionando bene è l'integrazione di rendere appunto Instagram sellable, cioè noi abbiamo adottato una piattaforma tale che permette una connessione molto, molto stretta, molto stringente fra il canale Instagram e il motore di ricerca. Quindi sostanzialmente l'idea, adesso stiamo sviluppando le funzionalità più avanzate, però sostanzialmente l'idea è che il cliente vede su Instagram una foto che ha un hashtag particolare, vede con un capo Tallywhile, il software riconosce che è un capo Tallywhile e già cliccandoci propone un link al sito di e-commerce. Questa è una cosa che è molto interessante. E poi insomma avremo altre funzionalità che stiamo sviluppando, tipicamente quella magari di proporre a un servizio al cliente, essendo il tema dei resi anche abbastanza oneroso per l'azienda, fornire all'azienda un servizio che online, tramite un software che riconosca da una fotografia della cliente, proponga la taglia giusta. Il mobile è assolutamente critico. Pensiamo che il 50% delle
pagine consultate delle visite sul sito di e-commerce e il 35% degli acquisti da piattaforma e-commerce viene proprio dal mobile, quindi sicuramente è stata una delle prime priorità di rendere comunque l'interfaccia utente adeguata e customizzata a seconda del tipo di device. Molto interessante, ricco di stimoli, come sempre argomenti diciamo alti ma anche molto vicini al nostro business di ogni giorno, per cui tante idee, tanti spunti di riflessione tornando in ufficio si possono veramente sfruttare pienamente.